Nella terra dei tumori e dei morti, il reparto di oncologia dell'ospedale Vittorio Emanuele è a minimi termini. Pochi medici e risorse troppo scarne. L'allarme arriva dalla deputata regionale grillina Chetti Damante. Da diverse settimane a questa parte la parlamentare grillina ha effettuato diversi sopralluoghi nella struttura ospedaliera cittadina, incontrando personale medico e infermieristico, oltre che le tante associazioni di volontariato che hanno confermato le enormi difficoltà che vivono i reparti a causa dell'endemica carenza di personale. Il quadro che ne è venuto fuori è desolante e per questo la parlamentare pentastellata ha scritto una lettera aperta alla direzione dell'ASP. Tutti sappiamo e finalmente ho scritto una lettera aperta. Perché finalmente? Perché nel periodo natalizio e anche successivo mi sono fatto un giro nell'ospedale di Gela, quanto cittadina gelese prima di tutto, e mi sono accorta che tante cose non andavano, ma soprattutto in quel reparto a cui sono io molto legata, uno per fattori familiari miei, giusto, come tutti a Gela, credo, e in tante altre parti d'Italia, giustamente. E anche perché, se tu ti ricordi, quando io sono stata assessore insieme a Nuccio e Pietro, la nostra donazione andò proprio a quel reparto oncologico. Proprio quella, ho parlato col primario, ho parlato con qualcuno anche dell'associazione FARC e mi è stato detto che erano sempre in emergenza, che facevano sempre i doppi turni e compagnia varia. Una situazione a quanto anomala e strana. Ah, una cosa strana che mi sono accorta pure quando sono andata al reparto è la segnaletica dell'ospedale. La segnaletica dice che il reparto oncologia è al primo piano e invece si trova al quarto. Da parecchi mesi e neanche la segnaletica è stata cambiata e adeguata. Ad ogni modo, non so, conosco bene anche il dirigente, il primario del reparto rianimazione e anestesia, e anche lui mi parla di una carenza di organico continua in questo ospedale, che si lavora sempre in necessità e in urgenza, soprattutto nei reparti più sentiti e più affollati. A pagare maggiormente dazio sono i reparti come oncologia o rianimazione che, a fronte di un grandissimo afflusso di pazienti, non hanno personale numericamente adeguato alle esigenze dei cittadini. Io sono andata dal dottore Caltagirone, devo dire una persona molto corretta, molto, credo anche intellettualmente onesta, perché mi ha detto le cose come stavano e che tra a breve ci sarebbe stata una riorganizzazione, c'è un'approvazione di una pianta organica, personale che dovrebbe essere portato lì o comunque all'ospedale di Gela, però l'attenzione è sempre bassa per questo ospedale. Purtroppo ad oggi a questi medici e a questi infermieri sono stati chiesti sforzi sovrumani per rispondere alle esigenze del territorio. Tutti dicono la stessa identica cosa. Ah, ma noi applichiamo dei regolamenti, noi applichiamo delle linee guida, noi non ci stiamo discostando da cosa c'è previsto per legge. Sicuramente, non lo metto in dubbio, però io so per certo, lo so per certo, che da Capodanno al 6 gennaio l'ospedale di Gela era in carenza di responsabili e di dottori in forte, molto preoccupante. Che ti posso dire? Il reparto di animazione aveva soltanto sei soggetti, sai che significa? Sei soggetti che devono stare nel reparto di rianimazione. Sei soggetti che si devono dividere anche per il 118, sei soggetti che devono andare anche a essere presenti in chirurgia, perché ovviamente gli interventi senza un anestesista o rianimatore non ci sono. La stessa cosa succede nel reparto oncologia, la stessa cosa succede anche, che io sappia, nel reparto dove il primario è il dottore Leonardi. Quindi sì, applicazione di regole, applicazione di norme, applicazione di linee guida, ma il diritto alla salute non è garantito.